titolo un po' provocatorio, Cittadino, che difficile mestiere, riflessioni fra storia e diritto. In effetti essere cittadino oggi non è un facile mestiere. È importante capire e conoscere quali sono i diritti e i doveri dei cittadini, ma non lo era ugualmente un facile mestiere nemmeno al tempo di Roma, chiaramente. Io affronterò, cercherò di fare un viaggio, mi limiterò chiaramente ad una mezz'oretta, perciò mi scuso se dovrò sintetizzare e dovrò fare dei passaggi molto rapidi, ma spero attraverso alcune pennellate di darvi un'idea chiaramente Ali. dell'evoluzione di quello che siamo per l'appunto di quello che per l'appunto affronteremo oggi. Ho detto inizialmente cittadino, è importante individuare chiaramente la figura del Ali. cittadino, capire chi era un cittadino nell'antica Roma, civis, cittadino, civitas, cittadinanza. Anche nell'antica Roma vi erano naturalmente sia dei diritti che dei doveri che spettavano al cittadino, ma la cosa importante è inizialmente capire chi era un cittadino. Perciò ci possiamo fare una domanda chiaramente Gallino. molto semplice che possiamo fare anche nel tempo attuale. Chi è un cittadino? O meglio ancora, come si diventa cittadini? Nello stesso modo possiamo chiaramente declinare questa cosa per il tempo attuale? No, chiaramente ci sono delle differenze sostanziali, ma Gallino. degli spunti di riflessione credo che noi si possano in questa mattinata chiaramente offrirveli. Allora, come si diventa cittadini nell'antica Roma? Beh, cittadini nell'antica Roma si diventa sostanzialmente per nascita. Ma era indispensabile chiaramente che il padre e la madre fossero per l'appunto cittadini romani. Vale a dire, era indispensabile, era condizio sine qua non per poter nascere, tra virgolette, cittadini, chiaramente, essere generati da due cittadini per l'appunto romani. Oggi è la stessa cosa, vedrete che non è proprio la stessa identica cosa, chiaramente c'è un modo diverso, tanto per essere chiari, di impostare, ci sarà un modo diverso di impostare il discorso, ma in tal senso lascerò chiaramente uno spazio adeguato al mio collega. Ho detto, si diventa cittadini per nascita. Qui viene già fuori un concetto che comunque oggi è presente, il concetto del jus sanguinis, vale a dire sì, per discendenza di sangue sostanzialmente si diventa per l'appunto cittadini romani. Ma accanto ai cittadini vi erano nella societas romana i non cittadini, quelli che possiamo chiamare stranieri o quelli che possiamo chiamare ancora per l'appunto, non solo stranieri, possiamo chiamare anche soggetti che non erano addirittura delle persone. Immaginatevi come può essere complesso chiaramente il quadro che vi sto delineando. Sottolineo come io svilupperò il mio ragionamento, le mie riflessioni, partendo chiaramente dall'epoca repubblicana, diciamo così, intorno al V, IV secolo avanti Cristo, e cercherò di arrivare fino agli inizi del III secolo dopo Cristo. Capite che è un viaggio molto lungo e limitarlo chiaramente e doverlo inserire in un tempo così ristretto non sarà molto facile. Però per l'appunto dei concetti cercherò per l'appunto di darli. Allora, il primo l'abbiamo già visto, è cittadino per l'appunto chi nasce da due cittadini romani. E poi vi sono i non cittadini, i non cives, vale a dire nell'antica Roma gli stranieri venivano per l'appunto definiti peregrini. È giusta questa indicazione che vi do, che vi sto dando ora? Beh, è giusta, ma non è, diciamo così, esaustiva. Perché? Perché in realtà nell'antica Roma si poteva diventare cittadini anche qualora vi fosse un matrimonio fra un cittadino romano e una non romana ma non straniera. A chi sto facendo riferimento? Ai latini, tanto per essere precisi. Beh, Roma, voi immaginatevi una Roma risalente, una Roma arcaica, una Roma della Prima Repubblica. Beh, necessariamente, questo è abbastanza logico, i romani dovevano avere dei rapporti con queste popolazioni che stavano al di là delle, diciamo così, dei confini
dell'URBS, al di là dei confini chiaramente di Roma. Andiamo, Fede. E questi latini hanno non un'assimilazione all'interno della Ma cittadinanza, quasi, ma mi ma hanno sento. una sorta di riconoscimento, vale a dire gli si riconoscono alcuni diritti che sono collegati a che cosa? All'ius civile, vale a dire a quel diritto che era patrimonio esclusivo proprio dei cittadini romani. I latini quindi potevano, diciamo così, avere dei rapporti molto stretti con i romani, tant'è che a questi latini i romani riconoscono un ius particolare, un diritto particolare, il connubium, il ius connubi. Io cercherò di tradurre anche i pochi, termini che utilizzerò in latino, cercherò di tradurli, come state vedendo, in italiano, perché so perfettamente che in questo momento sono collegati con noi molti studenti che provengono dal liceo classico, dal liceo scientifico, ma vi sono anche degli studenti che provengono da istituti professionali, da istituti commerciali, tecnici, perciò cercherò di essere, diciamo così, chiaro per tutti. Questo anche per darvi un'idea, e questo lo dico rivolgendomi proprio agli studenti, di quei percorsi formativi delle superiori dove non viene fatto il latino, che anche le materie, anche, gli esami che dovrete affrontare a giurisprudenza e che, diciamo così, riguardano l'antichità, faccio riferimento a storia del diritto romano, faccio riferimento al mio esame di persone e famiglia in diritto romano, faccio riferimento a storia medievale e moderna. Chiaramente termini latini ci sono, ma tranquilli, perché noi abbiamo l'abitudine, tutti i docenti, non solo il sottoscritto, anche i colleghi, di tradurre chiaramente, perciò di dare la possibilità a tutti di avere diciamo così, un approccio sereno, diciamo, anche a queste materie storico-giuridiche. Bene, stavo dicendo per l'appunto che cittadini si diventa per nascita, e abbiamo visto le due categorie chiaramente dei cittadini chiaramente nati da due cittadini romani oppure da un cittadino romano e da una latina. I soggetti nati come cittadini romani si definiscono ingenui. Questo lo sottolineo perché per l'appunto si può diventare cittadini romani anche da una posizione particolarmente svantaggiosa, chiaramente, che noi abbiamo di alcuni individui che pure sono presenti nella società romana, inizialmente devo dire nella prima epoca repubblicana, almeno fino alle guerre puniche, perciò andiamo a cavallo fra il IV e III secolo per l'appunto dopo Cristo, questi individui non sono poi numerosissimi. Mi riferisco agli schiavi, guardate ragazzi. Ecco, la società romana diventerà una società schiavistica, vale a dire la spina dorsale economica della società romana sarà ad iniziare proprio dal III secolo e per i secoli successivi una società fondata chiaramente sullo schiavismo. Inizialmente questo è molto molto relativo. Ciò nonostante, chiaramente vedere la figura di uno schiavo è importante perché anche gli schiavi potevano diventare cittadini romani. Come sarebbe a dire, qualcuno di voi mi potrebbe dire. Bene, ragazzi, innanzitutto specifichiamo una cosa. Gli schiavi non erano persone, non vengono considerati dall'ordinamento giuridico romano delle persone, vengono considerate delle cose, sono una res, una cosa al pari di un animale, al pari di un oggetto, una cosa. C'è un'espressione molto bella, di uno studioso che definisce per l'appunto, gli schiavi delle cose parlanti. Ecco, eh sì, erano considerati cose, chiaramente. E che appartenevano ad un soggetto che veniva definito dominus e che su questi padrone, perciò, e che su questi esercitava un potere, una potestas che definiamo dominica potestas, cioè una potestas collegata alla figura chiaramente del dominus. Chi era questo dominus? Era naturalmente un cittadino romano, era naturalmente un pater familias, un padre. Dal quale dipendevano tutti gli altri soggetti, figli, figlie, mogli, mogli dei figli, chiaramente, ma dipendevano chiaramente, o meglio, appartenevano anche delle cose. Ora, il Dominus aveva un potere veramente assoluto, un potere completo e complesso al tempo stesso, ma
un suo diritto, e qui come cittadino chiaramente, un cittadino di pieno diritto era il Dominus nello specifico, fra i suoi diritti vi era anche quello di poter affrancare, manomettere chiaramente questi schiavi, vale a dire liberare questi schiavi e farli diventare uomini liberi. Perciò lo schiavo che veniva manomesso, che veniva affrancato, spero di essere chiaro, diventava un soggetto, perciò da cosa passava a persona, tanto per essere precisi. Vale a dire una persona parlante per l'appunto e non più una cosa parlante. Quando noi parliamo chiaramente dell'acquisizione di quello che si definisce status libertatis, però questo produceva un ulteriore vantaggio per chi veniva liberato chiaramente. Non solo diventava uomo libero, ma diventava anche automaticamente cittadino romano. E questo è un qualche cosa che deve essere tenuto presente. Mi permetto di fare un piccolo riferimento ad una società antica, chiaramente, con la quale ci possiamo anche confrontare, la società greca. Chiaramente lì non si può parlare di un diritto greco unico, dobbiamo parlare necessariamente di diritti greci, il diritto di Atene, di Sparta, di Tebe, delle varie polis per l'appunto greche. Bene, nel mondo greco era possibile chiaramente per il padrone, per il signore, per il dominus, usiamo il termine latino, manomettere, vale a dire affrancare, vale a dire liberare lo schiavo, ma lo schiavo una volta affrancato diventava sì uomo libero, ma non sarebbe mai diventato un cittadino romano. Vedete che scusatemi, un cittadino ateniese o spartano o di altra città greca. Nel mondo romano invece il discorso è diverso. Un soggetto, un individuo, uno schiavo, una volta affrancato, una volta manomesso, va bene, diventava automaticamente uomo libero, perciò acquisiva lo status libertatis e al contempo diventava un nuovo cittadino, vale a dire acquisiva lo status civitatis. Capite che la posizione di questi soggetti è una posizione sicuramente molto diversa dai soggetti descritti, seppur rapidamente e seppur con molti limiti, chiaramente per il mondo greco. Capire però la differenza credo sia utile e al tempo stesso chiaramente anche stimolante per qualche ulteriore riflessione. Noi inizialmente abbiamo detto che il soggetto che nasceva da due romani, da un romano e da una romana, era definito ingenuus, vale a dire nato libero, tanto per essere precisi. Aria. Lo stesso succedeva chiaramente per quanto riguardava gli schiavi? No. Una volta che lo schiavo era liberato, diventava cittadino romano, diventava un libertus. Perciò aveva una posizione sicuramente inferiore rispetto all'ingenuus, vale a dire rispetto all'uomo nato libero. Vedete che cittadini quindi si poteva diventare non solo per nascita, ma anche per affrancazione. Come avveniva questa affrancazione? Attraverso quello che nel diritto romano si definisce manumissio, che erano le manumissioni. Appunto, la traduzione può essere affrancazione, può essere liberazione, una traduzione molto libera, molto ampia, chiaramente. E erano previste rigorosamente dal ius civile, quel diritto che costituisce, attenti, la pietra proprio angolare sulla quale si costruisce la società romana. Questo è molto importante, chiaramente, da ricordare. Ma accanto alle manomissioni, dal momento che facciamo questo viaggio che ci porterà fino al terzo secolo d.C., accanto alle manomissioni previste dal ius civile, vi erano anche delle cosiddette manomissioni pretorie, vale a dire che con il tempo si verranno ad affermare ed erano manomissioni riconosciute e tutelate dalla figura del pretore, un magistrato romano che aveva giurisdizione, tanto per essere precisi.
Guardate, quali erano le forme di manomissione? Questo ve lo dico molto rapidamente per darvi proprio un flash molto molto rapido. Beh, erano manomissioni che si definiscono le tre, diciamo così, cosiddette jus teac legittime, vale a dire fondate sul diritto civile, era la manumissio vindicta, la manumissio censu, la manumissio testamento. Due paroline proprio rapidissime. La manumissio vindicta era sostanzialmente una sorta di finto processo. Il dominus, il signore, si metteva d'accordo chiaramente con un amico, anche lui cittadino di pieno diritto, e questo cittadino prendeva la figura del cosiddetto ad sertor libertatis, vale a dire colui che asseriva la libertà di un altro soggetto. Andavano di fronte a un pretore e questo signore che cosa diceva? Guarda che quello che viene considerato uno schiavo e è tenuto in schiavitù, in realtà non è uno schiavo, ma è un uomo libero. Il dominus, non, che era convenuto per l'appunto in giudizio, non si opponeva a questa affermazione e il pretore quindi dichiarava libero questo soggetto che perciò acquisiva, come abbiamo detto prima, anche lo status civitatis e diventava per l'appunto un libertus. La manumissio censu. Beh, la manumissio censu è una manumissione molto semplice perché voi sapete che nel mondo romano ogni tot di tempo, normalmente erano 5 anni, ma poteva la cosa anche avere una tempistica diversa, avveniva il censimento chiaramente dei cittadini romani. Ecco, al momento in cui vi era per l'appunto questo censimento, il dominus inseriva nelle liste dei cittadini lo schiavo, che a questo punto era considerato uomo libero e al tempo stesso per l'appunto anche in questo caso cittadino romano. Infine la manumissio testamento, che è una delle forme di manumissione, di affrancazione, di liberazione, particolarmente usata soprattutto nella seconda, non solo, ma soprattutto nella seconda parte dell'epoca repubblicana e successivamente anche nell'epoca classica, nell'epoca del Principato, chiaramente. Vale a dire una manumissione basata su che cosa? Sulla voluntas, sulla volontà del dominus, una volontà che veniva inserita all'interno di una tavola testamentaria e che alla morte del dominus stesso produceva automaticamente la libertà chiaramente dello schiavo e quindi lo schiavo diventava libertus, lo schiavo diventava nuovo cittadino romano. Come vedete, individuare la figura del cittadino, soprattutto nell'antichità, non è molto, molto, molto semplice, è molto articolata. Concludiamo questo discorso che riguarda per l'appunto la possibilità di diventare civis, la possibilità di diventare cittadino, chiaramente, e dobbiamo fare riferimento alla terza forma nella quale si poteva diventare cittadino. Guardate, anche oggi vedrete che ve ne parlerà anche il collega, il professor Benvenuti. Anche oggi noi abbiamo una forma simile, seppur chiaramente adattata ai tempi, seppur naturalmente con viene declinata in modo un po' diverso. Parlo della concessione chiaramente della cittadinanza. Ora, dal momento che essere cittadino nell'antica Roma, beh sì, era un difficile mestiere, come abbiamo detto nel titolo della lezione, ma costituiva anche una posizione particolarmente importante, di privilegio. E i romani cercano di condividere al minimo, almeno per lunghi secoli, chiaramente, questa loro posizione di privilegio rispetto ai non cittadini, per l'appunto. E perciò anche per quanto riguardavano le concessioni, andavano in modo molto cauto. Tanto per essere chiari, ripeto, seppur. Furono soprattutto concessioni date ad personam, vale a dire per particolari attività fatte da questi non cittadini a favore di Roma che meritavano un premio. E quale premio più importante del diventare cittadino romano? Di acquisire lo status civitatis. Perciò si deve capire chiaramente come queste concessioni fossero centellinate. Noi abbiamo moltissime fonti che attestano per l'appunto molte di queste concessioni che si definiscono concessioni viritane,
vale a dire date al singolo soggetto, ad uno straniero, alla sua famiglia, ma sempre in forma molto limitata. Sì, forma molto limitata perché dovremmo aspettare gli inizi del primo secolo avanti Cristo per avere le prime concessioni più estese che appunto coinvolgono intere popolazioni. Ma arriviamoci per gradi, ragazzi. Vediamo di capire prima questa concessione della cittadinanza. Guardate, lo dico, non lo dico chiaramente agli studenti che fanno il latino, che fanno il classico e che perciò possono. Il latino, per farvi capire però un concetto di base che va comunque compreso. Come si dice, come si può tradurre la locuzione concessione della cittadinanza in latino? Beh, qualcuno mi potrebbe Dono. dire, beh, concessio civitatis, buongiorno, qualcuno mi potrebbe dire concessio civitatis, che da un punto di vista grammaticale non è poi così sbagliata, però dal momento che noi siamo Dono. partiti dall'inizio, è un tesoro, è un qualche cosa di prezioso, chiaramente, perché alla cittadinanza, abbiamo detto, sono collegati certo dei doveri, ma molti diritti e molti chiaramente privilegi. Ecco, viene considerata a Romani un tesoro che solo in casi eccezionali può essere esteso. Ecco perché prima del primo secolo a.C. abbiamo soprattutto le concessioni viritane, le concessioni ad personam, tanto per essere. Prezioso che per l'appunto i romani concedono a questi stranieri. Era molto ambito, chiaramente, come ho già avuto modo di sottolineare, proprio perché l'essere cittadino dava un ombrello, una protezione particolarissima al soggetto che per l'appunto aveva la cittadinanza stessa. Certo, come ho detto prima, vi erano dei doveri, ma vi erano anche dei diritti. Fino a quando, questo lo dico chiaramente per inciso, fino a quando non avremo la riforma dell'esercito da parte di Mario, ma appunto qui dobbiamo arrivare fino all'ultimo periodo chiaramente della Repubblica, l'esercito era formato da cittadini romani che avevano l'obbligo, il dovere chiaramente di proteggere la patria, avevano l'obbligo perciò di, oggi potremmo definirlo, anche se non c'è più da noi oggi, un dovere di fare il servizio chiaramente militare. Poi le cose cambieranno dopo la riforma di Mario, quando l'esercito diventerà un esercito di professionisti. Però voi capite, questo è un dovere molto importante, un dovere che è non unico chiaramente, ma accanto a questo dovere, ad altri doveri che il cittadino romano aveva, vi erano molti, molti diritti. Soprattutto questo privilegium, come dicevo prima, dà un ombrello, una copertura, una tutela. Non si tocca un cittadino romano, un provinciale, uno straniero, non può toccare in nessun modo un cittadino romano. Accanto, stavo dicendo, a queste forme, noi incominciamo a vedere un ampliamento della cittadinanza romana in modo significativo ad iniziare dal primo secolo avanti Cristo. Ma prima di parlare di questo passaggio, che pure è importante da un punto di vista storico-giuridico, è bene ricordare come le concessioni della cittadinanza, chiaramente, quando per l'appunto queste avvenivano e abbiamo sottolineato, avvenivano in forma centellinata, chiaramente, perciò non fanno comprendere da un lato, diciamo così, l'attenzione del non romano verso chiaramente i romani, ma al tempo stesso fa comprendere come almeno per lunghi secoli il fenomeno della cittadinanza fosse un fenomeno escludente, non inclusivo. Un passaggio per l'appunto l'abbiamo agli inizi del primo secolo avanti Cristo. Qualcuno di voi si ricorderà che intorno al 92-91 avanti Cristo abbiamo le cosiddette guerre sociali, vale a dire i soci italici e i latini in primis agiranno militarmente contro Roma. Vogliono molte cose da Roma, ma vogliono anche e soprattutto
il riconoscimento della cittadinanza romana, perché noi abbiamo detto che nella societas romana, chiaramente, i latini non erano considerati degli stranieri, ma non erano nemmeno considerati dei cittadini di pieno diritto. E questo essere di pieno diritto cittadino romano, guardate, è fondamentale. Faccio una piccola parentesi, tanto per darvi un'idea di quanto fosse importante. Ci sono tre parole che sono riportate nelle scritture sacre, chiaramente le ritroviamo, sono riportate ad una figura che sicuramente voi tutti conoscete, Saulo di Tarso, San Paolo. Saulo di Tarso che viene catturato dalle guardie del tempio ebraico, viene trascinato di fronte al tribunale dei sacerdoti, ma tutta l'operazione, diciamo così, di eventuali successive sanzioni viene bloccata da tre parole, per l'appunto le parole di San Paolo: Civis Romanus sum, io sono un cittadino romano. Tu non mi puoi toccare perché non sei un cittadino romano, se non sei al mio pari. Capite che importanza poteva avere nella società romana la figura del cittadino. Il cittadino che per tutta l'epoca repubblicana, chiaramente, e qui sottolineo epoca repubblicana, è un cittadino attivo, è un cittadino che, come ho detto prima, ha dei doveri, ma ha molti diritti, chiaramente. La situazione cambierà fra poco, dopo poco tempo, chiaramente, ma concludiamo il discorso della estensione della cittadinanza. Abbiamo detto, abbiamo queste guerre sociali. In seguito a queste guerre sociali, Roma, in modo molto pragmatico, riconosce la cittadinanza attraverso una Lex Iulia del 90 avanti Cristo, Lex Iulia de Civitate Latinis Danda, perciò una legge Giulia, qui non si fa riferimento a Giulio Cesare, su questo non ci piove, il periodo è troppo, diciamo così, precedente alla figura chiaramente di Cesare, una Lex Iulia de Civitate Latinis Danda, come dice il nome stesso, è molto semplice anche per chi non conosce il latino, che concede la cittadinanza latina chiaramente ai latini, la cittadinanza romana, scusatemi, ai latini, e una successiva legge, la Lex Plautia Papiria, il nome completo è Lex Plautia Papiria de Civitate Socis Danda, perciò vedete, da una parte abbiamo i latini, dall'altra parte abbiamo i soci italici che per certi aspetti erano già stati assimilati, avvicinati chiaramente ai latini. Bene, queste due leggi fra il 90 e l'89 avanti Cristo vengono a concedere la cittadinanza a tutti gli abitanti, a tutti, diciamo così, i componenti queste popolazioni, i latini da una parte e dall'altra per l'appunto i soci italici. Nel corso del primo secolo avremo ulteriori Ecco. estensioni della cittadinanza. Potete ben comprendere quindi come quel fenomeno così escludente incomincia invece a diventare un fenomeno inclusivo. Quei diritti, diciamo così, quelle prerogative esclusive proprio dei romani vengono ad essere condivise per l'appunto da altri soggetti, nello specifico i latini e i soci italici. Stavo dicendo che nel corso del primo secolo avanti Cristo, faccio riferimento ad un'altra Lex, una Lex Roscia, siamo nel periodo di Cesare, intorno al 49 avanti Cristo, estende la cittadinanza alle popolazioni del nord Italia, dell'attuale nord Italia. Incomincia questa operazione, diciamo così, a coinvolgere intere popolazioni. Che cosa succede con Augusto? Con Augusto abbiamo un freno, erano troppi nuovi cittadini, e perciò sotto Augusto, qui siamo in un periodo che avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, faccio riferimento che Augusto nelle Res Gestae degli Augusti, nel suo Monumentum Mancirianum, tanto per essere chiari, si riempie la bocca della frase Res Publica Restituta, la restaurazione della Repubblica, ma il disegno augusteo è un disegno completamente diverso, sta cambiando lo Stato, sta svuotando chiaramente tutti quegli organi costituzionali propri chiaramente
della Repubblica, sostituendoli a una nuova struttura di Stato che vede e vedrà al suo vertice chi? Il Princeps, l'imperatore, meglio sarebbe chiamarlo Princeps, almeno per quanto riguarda questa prima fase dell'epoca classica. Non a caso questo periodo che va da Augusto fino ad arrivare ai Severi, perciò inizio del III secolo d.C., si definisce Principato per l'appunto. Bene, in questo periodo la figura del cittadino viene indubbiamente lentamente a mutare. Prima abbiamo detto che il cittadino era titolare di diritti e titolare di doveri, ma è sempre un cittadino, è sempre colui che partecipa alla res publica, tanto per essere chiari. Da Augusto in avanti, soprattutto con i suoi successori, il cittadino perderà sicuramente questa sua qualifica specifica di cittadino per diventare lentamente, progressivamente, ma ineluttabilmente un suddito. E questa è la differenza fondamentale dei due periodi storici. Con Augusto, abbiamo detto, viene la concessione della cittadinanza ad essere fortemente limitata. Si cerca di limitare quindi non solo le cosiddette donaciones, non solo le concessioni viritane, ma verrà, diciamo così, a essere molto, molto limitata anche la possibilità da parte del Dominus di manomettere gli schiavi e perciò di farli diventare nuovi cittadini. Noi conosciamo una legge che si colloca proprio alla fine del primo secolo avanti Cristo, faccio riferimento a una legge che si chiama Lex Fufia Canina, che è del 4 avanti Cristo, con la quale si impone ai cittadini, si impone perciò ai domini di liberare, se volevano sicuramente gli schiavi, ma in percentuale chiaramente, vale a dire in forma ridotta. Fino a quel momento, se un dominus che aveva magari 2000 schiavi, cioè 2000 schiavi è possibile, ma certo che era possibile, anche numeri superiori, le avesse voluti manomettere, affrancare tutti, l'avrebbe potuto fare. Ecco, con questa legge augustea si blocca e si dice non più di tot, ci sono delle percentuali chiaramente, non più del 10%, non più del 5%, e comunque in forma non superiore ad un numero massimo di 500 schiavi. Si cerca di limitare, questo che a noi interessa, senza entrare in merito proprio alla legge, capire come si cerca di limitare fortemente da una parte la concessione della cittadinanza, da una parte le affrancazioni, le liberazioni per l'appunto degli schiavi che avrebbero prodotto per l'appunto un ulteriore aumento dei cittadini. La situazione prosegue chiaramente, qui siamo nel corso chiaramente del primo secolo, ma abbiamo alcuni comportamenti che sono un po' particolari. Per esempio abbiamo la figura di Claudio, siamo intorno alla metà del primo secolo d.C., una figura particolare, un imperatore affascinante, un imperatore che sale al potere in età tarda, per allora indubbiamente lo era, e che è un profondo conoscitore della storia, della filosofia, è un profondo conoscitore delle lettere, è un uomo che diciamo così, ha anche una sua, va studiato in modo particolare, eticità, diciamo così, di atteggiamento. Che qui noi abbiamo una tavola, la tavola clesiana ritrovata nel nord Italia, vicino al municipium Tridentinum, vicino alla città di Trento, che parla per l'appunto di un riconoscimento di una cittadinanza di alcune popolazioni composte da provinciali, composte da stranieri che avevano usurpato la cittadinanza. E in questa epigrafe che è possibile leggere e che è attualmente conservata presso il Museo Archeologico di Trento, per si legge che queste popolazioni che avevano scippato, una cosa molto grave per i romani, la cittadinanza, non solo non vengono punite, ma gli viene riconosciuto il loro status di cittadini. E qual è la più che giustificazione? Guardate, non è una sanatoria.
Claudio, e ripeto, lo leggiamo nella fonte alla quale ho fatto riferimento, che cosa dice? Beh, queste persone si sono, questi soggetti, queste popolazioni si sono autoromanizzate, hanno sposato i nostri costumi, hanno sposato i nostri nomi, hanno sposato i nostri sacri, la nostra religione. Beh, perché punire una volontà di condividere chiaramente la cittadinanza. Capite che, guardate, alcuni in questo hanno voluto vedere una forma di status di jus culturae, vale a dire una concessione che viene data proprio in ragione anche della condivisione per l'appunto di una cultura. Andando avanti, vedo che il tempo chiaramente è tiranno e quindi non posso continuare ad approfondire argomenti su argomenti, ce ne sarebbero veramente tanti. Ricordatevi il passaggio, è cittadino suddito. Noi qui ormai siamo in una fase in cui ormai i doveri sono sicuramente maggiori rispetto ai diritti, ma ancora per tutto il primo secolo d.C. l'essere cittadino continua ad essere un privilegio. Nel secondo secolo d.C. succede qualcosa di particolare. Innanzitutto l'estensione ormai della cittadinanza è un qualcosa di acquisito. Moltissime popolazioni, moltissimi provinciali viene riconosciuto il diritto di cittadinanza. Guardate, una piccola parentesi, è stato scoperto di recente. Dico di recente perché sono passati poco più di nemmeno 70 anni, nel 1957. A Banasa, è una località nel sud del Marocco, in quella che una volta era la provincia della Mauretania Tingitana, vale a dire in un settore geografico che corrisponde al Sahara, che corrisponde all'Africa del Nord, ma siamo nelle profondità del Sahara, è stata trovata per l'appunto una tavola dal nome del luogo, appunto si definisce tavola banasitana, nella quale per l'appunto, e siamo nella seconda metà del secondo secolo d.C., dalla quale risulta che l'imperatore Marco Aurelio concede la cittadinanza romana a un capo tribù che prenderà il nome, acquisirà il nome di Giovanni, e un successivo provvedimento che estenderà questa cittadinanza anche ai figli, alla famiglia di Giovanni. E probabilmente anche a quella che possiamo definire la tribù. Comunque, vedete come la cittadinanza penetri in tutti i settori chiaramente del mondo antico per l'appunto conosciuto. E poi abbiamo un passaggio, l'ultimo passaggio, un passaggio particolare. Siamo al tempo dei Severi, ricordiamoci che la dinastia dei Severi si sviluppa dalla fine del secondo secolo d.C. agli inizi del terzo secolo d.C. e viene fondata da Settimio Severo per l'appunto. Il suo successore, il figlio Caracalla, emana nel 212 d.C. un editto, una costituzione imperiale, un editto con il quale viene concessa la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero, tutti gli abitanti liberi dell'impero. Quindi voi capite che l'essere cittadino non ha più, se lo vogliamo inquadrare nel periodo storico chiaramente di riferimento, non ha più quella valenza iniziale della quale io vi ho parlato. Innanzitutto il passaggio, il cittadino titolare di diritti e doveri, ma compartecipe, cioè un cittadino attivo, se oggi volessimo usare questo termine, non so se vorrà prendere lo spunto poi il collega anche da questo. E poi che abbiamo dall'altra parte? Abbiamo sì certo un cittadino che però è un suddito, che però diciamo si deve rispondere a quella che è la maiestas, ma non è più la maiestas populi romani, è la maiestas dell'imperatore, è la maiestas di una nuova struttura. Spero di non avervi annoiato e passo la parola al collega. Benvenuti. Bene, ringrazio il professor Tofanini a nome di tutto l'auditorio, a nome di tutti gli studenti per la bellissima lezione, per averci appunto insegnato molte cose su questi temi,
di come anche nel mondo antico queste problematiche, il tema della cittadinanza, il tema dell'essere cittadino, erano comunque affrontate in un certo modo, certo diverso rispetto a quello, al modo in cui noi affrontiamo queste tematiche oggi, però comunque erano tematiche importanti, di grande rilievo, perché effettivamente il cittadino è una posizione, è una conquista anche l'essere cittadino, è una conquista molto importante perché è collegata anche all'esercizio delle libertà individuali, delle libertà collettive. Il collega giustamente ha fatto una distinzione fra cittadini e sudditi per proprio evidenziare come diversa sia la posizione degli individui nei confronti dello Stato, e certamente laddove nello sta in uno Stato ci fossero soltanto sudditi, e la parola sta a significare un soggetto subordinato, un soggetto che quindi ha pochi diritti, se non nessun diritto, si potrebbe dire, nei da vantare nei confronti dello Stato, della collettività, beh, quanto è diversa questa posizione rispetto a quella da dove, insomma, trionfa il cittadino, cioè un soggetto che è veramente titolare di diritti, è titolare di diritti e di doveri, al pari degli altri soggetti, senza discriminazione. Però è chiaro che tutte queste tematiche nel mondo contemporaneo solo apparentemente sembrano un po' superate, perché in realtà, diciamo, la complessità del mondo contemporaneo ci spinge a analizzare questi temi anche con una certa criticità, perché effettivamente la posizione dei singoli nei confronti dello Stato, la posizione dei singoli anche nell'ambito della propria capacità giuridica, cioè la possibilità di esercitare diritti, ma anche di svolgere di doveri, come fra l'altro vedremo, beh, è comunque contrassegnata da tutta una serie di disposizioni che possono essere, come dire, anche molto diverse fra Stato e Stato. Diciamo, non c'è una vera e propria unità e nel mondo contemporaneo, nell'ambito dei vari stati del mondo, che sono centinaia, nel modo in cui vengono considerate le persone, gli individui. E cercherò, insomma, io in breve tempo di focalizzarmi proprio poi su alcuni aspetti legati proprio all'essere cittadino, che cosa significa e perché questo costituisce un difficile mestiere. Beh, lo ha detto il collega, mi ricollego appunto anche a quello che lui poco prima, poc'anzi vi ha insegnato. Cittadino è colui al quale viene riconosciuta la pienezza dei diritti politici e sociali nello Stato in cui appartiene. E il termine cittadinanza indica proprio questo rapporto tra individuo e lo Stato. È uno status, denominato civitatis, come diceva il collega, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. È un rapporto quindi complementare, che tiene in uguale considerazione entrambi i termini, cittadino e Stato, cioè, insomma, non possono vivere l'uno senza l'altro, non ci può essere un cittadino senza lo Stato a cui riferirsi, e chiaramente anche lo Stato è composto da cittadini. Per quello che riguarda la cittadinanza, cioè l'essere cittadini di uno Stato, beh, il collega ci ha parlato di ius soli, di ius sanguinis, quindi anche delle tematiche molto complesse anche nel mondo antico per ciò che riguardava la concessione della cittadinanza. Beh, ancora oggi si discute di questi temi. Se voi seguite un po' l'attualità, i giornali, quello che viene anche discusso in televisione, o meglio, che veniva discusso fino a poco tempo fa, perché ora ci si concentra purtroppo, dico io, soltanto sulla malattia, sul Covid,
ma in realtà, insomma, questi sono temi che comunque fino a poco tempo fa riempivano anche le pagine dei giornali, cioè il tema della cittadinanza, dello ius soli, dello ius sanguinis. Ecco, nel mondo contemporaneo, i paesi dove prevale lo ius soli potremmo dire quello puro, cioè secondo il quale la cittadinanza viene data dallo Stato sul cui territorio si è nati, cioè praticamente se uno nasce in uno Stato, a prescindere da quella che è la cittadinanza dei suoi genitori, diviene comunque cittadino di quello Stato, acquisisce di diritto la cittadinanza di quello Stato. Ecco, i paesi dove prevale questo sistema dello ius soli, nel mondo contemporaneo, in tutto il mondo, insomma, non è che siano poi così tanti, sono circa il 18% rispetto a tutti i paesi del mondo. Però se si va a vedere anche in quale contesto sono vige prevalentemente lo ius soli, noi vediamo che di questo 18%, almeno l'83% è concentrato nel nord, nel centro e nel Sud America. Tipicamente tipici paesi dove appunto si applica lo ius soli sono gli Stati Uniti, ad esempio, il Canada, l'Argentina, il Brasile, il Cile, la Colombia, il Messico, il Perù e il Venezuela. Cioè sono paesi dove appunto la cittadinanza si acquisisce nel momento in cui appunto un soggetto nasce in un determinato territorio, anche se i suoi genitori sono stranieri. Per cui un sudamericano, ad esempio, che nasce negli Stati Uniti diviene automaticamente un figlio di sudamericani che nasce negli Stati Uniti diviene automaticamente cittadino statunitense. Ecco, in Europa probabilmente diciamo c'è un fenomeno un po' opposto, cioè ci sono paesi dove prevale il sistema dello ius soli, anche perché le nostre origini certamente si fondono, diciamo, la nostra storia ha radici profonde anche nel mondo antico, e abbiamo sentito prima il collega Tofanini come lo ius soli e ius sanguinis fosse prevalente anche nel mondo romano, perlomeno diciamo, nei primi secoli. Però in Europa in realtà vi sono molte soluzioni, cioè lo ius soli non è che non esiste, esiste però ha un'applicazione più temperata, più parziale. Normalmente diciamo, la cittadinanza, il regime giuridico collegato all'acquisto della cittadinanza risulta una sorta di mix fra ius sanguinis, cioè la cittadinanza ereditata dai propri genitori, e ius soli, cioè la cittadinanza data dallo Stato su cui il territorio si è nati. Come vi dicevo, nel nostro continente prevale lo ius sanguinis, però le situazioni nelle quali si applica lo ius soli sono quindi, non è che non esistono, esistono, ma sono sempre vincolate a un qualche requisito. Però sono molto diverse fra Stato e Stato, cioè vi sono dei meccanismi che sono diversi in Italia rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, rispetto al Regno Unito, rispetto alla Spagna, rispetto alla Grecia. Ad esempio, in Germania è necessario che almeno uno dei due genitori stranieri viva regolarmente da almeno 8 anni sul territorio tedesco affinché i figli acquisiscano automaticamente. Determinato. In Grecia sono richiesti almeno per un genitore almeno 5 anni di permanenza in Grecia. In Spagna è un po' più facile ottenere la cittadinanza per la seconda generazione,
perché basta un solo anno di permanenza sul territorio, mentre diventa invece più complicato in caso di genitori che sono nati all'estero, situazione in cui gli anni diventano richiesti, diventano 10. In Portogallo il Soli scatta, diviene automatico solo a partire dalla terza generazione, mentre invece in Belgio e in Francia ogni bambino acquisisce la cittadinanza, se gli stranieri all'età di 18 anni, un po' come accade anche in Italia, anche se l'acquisizione della cittadinanza in quel caso non è automatica, ma occorre una domanda. Quindi vi sono vari sistemi, diciamo, vari meccanismi, varie, e tutto ciò comporta, come dire, anche delle differenze che poi si traducono sicuramente anche sul modo in cui vengono percepiti certi diritti, anche sul modo in cui vengono concesse certe libertà e così via. E poi, se uno mi dovesse chiedere, ma è meglio un sistema o l'altro? Qual è il sistema migliore? Qual è il meccanismo migliore per regolamentare, per basare, diciamo, la posizione della cittadinanza? È meglio lo ius soli o è meglio lo ius sanguinis? In realtà una risposta non si può dare netta e precisa, anche perché ognuno di questi sistemi presenta dei difetti, ognuno di questi sistemi è comunque basato su scelte che esprimono, diciamo, alcune esigenze di politica legislativa. Quindi di fatto, diciamo, sono caratteristiche di ogni Stato, ma in ogni Stato si dibatte, perché probabilmente in ogni ordinamento, si tende, diciamo, il dibattito in ordine a queste tematiche, soprattutto oggi, che siamo in un'epoca di grandi migrazioni. E chiaramente questi temi sono di attualità sempre più marcata e quindi anche di grande interesse. Probabilmente, diciamo, noi siamo in un'Europa, no? Quindi facciamo anche parte dell'Unione Europea, però in realtà tutti i paesi che compongono l'Unione Europea sul tema della cittadinanza hanno delle regole nazionali differenti, come abbiamo visto, vi ho fatto alcuni esempi, ma vi sono delle regole quindi differenti l'uno dall'altro. E questo comporta anche che gli status personali, le condizioni giuridiche dei soggetti, soprattutto per gli stranieri, che poi possono richiedere la cittadinanza presso uno Stato, di uno Stato, beh, poi in realtà sono molto diversi. E pensiamo, ecco, oggi anche al fenomeno appunto dell'emigrazione, dei clandestini che vengono, diciamo, che cercano di ottenere non solo un appoggio fisico e quindi di emigrare in un territorio, ma magari poi con il tempo decidono di acquisire una legittimazione nell'ambito territoriale e poi magari otterranno e potranno ottenere la cittadinanza. Beh, le regolamentazioni di ogni Stato sono molto diverse, per cui vi sono Stati dove vi è una maggiore chiusura, altri dove vi è una maggiore apertura, e probabilmente in questo senso l'Europa potrebbe fare di più, per cui si parla tanto anche di cittadinanza europea, perché essendo cittadini europei, chiaramente noi potremmo anche pensare che l'Europa, visto che regolamenta su molti settori, dirige e produce norme in molti settori, possa anche emanare norme in tema di concessione della cittadinanza, norme uniformi, norme comuni. In realtà non è così. Chiaramente è difficile armonizzare la cittadinanza europea con la cittadinanza dei singoli stati nazionali. Ecco, vediamo quindi all'Italia. Beh, in Italia il concetto di cittadinanza moderno, quello diciamo un pochino su cui si basa il nostro ordinamento, certamente si fonda sullo ius soli, scusate, sullo ius sanguinis. Diciamo, il nostro ordinamento ha queste origini classici, cioè vale a dire la cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è
adottati da cittadini italiani. Le norme sono contenute in una legge, la legge 5 febbraio 1992, numero 91, poi in realtà vi è anche altra normativa in materia di cittadinanza, ma anche in relazione agli stranieri. Vi è un testo unico del 1998 sulle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e detta norme sulla condizione dello straniero. Vi sono comunque tutta una serie di disposizioni che riguardano quindi sia il cittadino, come si acquisisce la cittadinanza, sia anche lo straniero, quando lo straniero può richiedere legittimamente la concessione della cittadinanza italiana. Quindi, ma la base, come vi dicevo, è quella dello ius sanguinis. Lo ius soli, diciamo, ha una posizione un po' residuale nel nostro ordinamento. Non è che non esista il meccanismo dello ius soli, ma esiste in forma limitata. Cioè, se uno straniero nasce sul territorio e magari da genitori apolidi, cioè genitori che non sono cittadini di nessun paese, come vedete è una situazione molto residuale, basti pensare che secondo i dati Istat attualmente in Italia gli apolidi, cioè persone che non hanno la cittadinanza di nessuno stato o perché gli è stata revocata o per vari motivi. Esistono nel mondo, sono circa 10 milioni. In Italia attualmente, secondo i dati del 2019 dell'Istat, sono 726. Quindi non sono tantissimi, è un numero residuale. Ecco, i figli di apolidi acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana. Acquisiscono la cittadinanza italiana anche i bambini i cui genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato di provenienza. Quindi di fatto, diciamo, è un'applicazione abbastanza limitata. Certamente la cittadinanza può comunque essere richiesta dagli stranieri. E questo avviene quando sono, diciamo, in Italia, risiedono in Italia da almeno 10 anni e sono in possesso di determinati requisiti, oppure quei requisiti quali possono essere? Beh, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso quindi di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. Poi si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La cittadinanza per matrimonio è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente. Poi vi è tutto il problema, magari ecco, in questo uditorio fra di voi vi saranno anche molti studenti che sono in questa condizione, cioè gli studenti, la condizione dello straniero nato in Italia e che risiede in Italia. Ecco, può questo straniero nato in Italia può legalmente richiedere la cittadinanza se appunto la residenza e senza interruzioni al momento in cui raggiunge la maggiore età e deve richiedere di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Quindi diciamo, ci sono delle situazioni, poi chiaramente la normativa. Scusate, scusate, sento una voce. La cosa del first step, almeno vengo. Scusate, Ovviamente non ci fa sento una pensare voce. a. Scusi, si è mutato. Sì, professore, ha il muto, la sentiamo. Oh.
sparito il collegamento audio, il tuo collegamento audio. Vedo che c'hai il microfono spento. Ma da quando è sparito il Da due minuti, collegamento? non di più, Stefano, da 2 minuti. Ah, scusate, non mi era accorto di questo fatto. Dove era arrivato al momento in cui è sparito il collegamento audio, cioè alle metodi in cui si ottiene la cittadinanza? A questo era Sì, arrivato? Stefano, sì, era questo passaggio. Quindi avevo comunque brevemente, se sono 2 minuti all'incirca, ripeto queste ultime notizie che volevo fornire, che la cittadinanza italiana è regolamentata, la concessione della cittadinanza da una legge, che è la legge numero 91 del 1992, che si fonda principalmente sullo ius sanguinis. Vale a dire, si è cittadini italiani se diciamo, i propri genitori hanno la cittadinanza italiana. Quindi l'applicazione dello ius soli, vale a dire la cittadinanza che si acquisisce per il fatto di essere nati, anche se figli di stranieri, sul territorio italiano, costituisce, diciamo, una sorta di limitazione, è limitata soltanto ad alcune ipotesi particolari. Facevo prima l'esempio degli apolidi, facevo anche l'esempio di coloro che sono figli di genitori di cui non si conosce la cittadinanza, cioè l'origine, quindi non è il caso che talvolta si verifica dei neonati che vengono rinvenuti magari per strada oppure abbandonati e che quindi insomma non si conoscono i genitori, ecco, questi acquisiscono la cittadinanza italiana, quindi per loro si applica il cosiddetto ius soli. Poi ecco il discorso collegato al riconoscimento della cittadinanza allo straniero richiede tutta una serie di requisiti, il possesso di una serie di requisiti. In particolare il fatto di poter di dover di risiedere da almeno 10 anni in Italia. Questo è uno dei requisiti: non aver commesso particolari reati, avere mezzi di sostentamento. Altro requisito per poter ottenere la cittadinanza italiana è il matrimonio, e in questo caso, appunto, la richiesta presentata produce automaticamente, cioè una volta appunto riscontrato l'esistenza di questo requisito, appunto la concessione della cittadinanza. Oppure, ecco, vi sono comunque delle ipotesi in cui la legge conferisce appunto la cittadinanza agli stranieri sulla base del possesso di requisiti, un po' come appunto accade anche in molti altri paesi. Certo, ci sono situazioni in cui la cittadinanza può essere concessa anche per particolari meriti. Questo avviene, è avvenuto anche in alcuni casi, anche di recente, per premiare stranieri che si sono resi protagonisti di azioni che hanno, come dire, di particolare merito. Ad esempio, hanno salvato la vita a gruppi di persone. Vi è stato un caso nel nord Italia in cui appunto dei ragazzi, proprio erano studenti che sono stati, hanno partecipato, diciamo, hanno contribuito alla liberazione dei loro colleghi studenti che in un autobus erano stati rapiti appunto da un dirottatore. Ecco, vi sono tutta una serie di requisiti che la legge prevede e che comunque regolamenta in modo molto preciso e tassativo. Certo, la cittadinanza, così come può essere concessa in casi molto limitati, potrebbe essere anche revocata, cioè la cittadinanza allo straniero, concessa allo straniero. E questo si verifica sulla base di un decreto del 2018, il 113 del 2018, quando lo straniero ha compiuto alcuni delitti, alcuni reati per finalità di terrorismo o di eversione. Ecco, in queste ipotesi
definite dal legislatore in modo tassativo, può essere revocata la cittadinanza italiana. Ecco, ma che cosa significa essere cittadino? Lo abbiamo definito un difficile mestiere perché effettivamente comporta anche una consapevolezza, o meglio, la necessità di avere consapevolezza di quelli che sono i propri diritti e doveri. C'è però da segnalare una cosa molto importante che riguarda la nostra Carta Costituzionale. Perché la nostra Carta Costituzionale, che contiene tutta una disciplina che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini, in realtà, diciamo, nella sua disciplina, tratta anche di quelli che vengono definiti i cosiddetti diritti inviolabili, che sono diritti inviolabili non solo del cittadino, riguardano quindi non solo chi ha la cittadinanza italiana, ma hanno, direi, anche un'applicazione molto più ampia, cioè riguardano tutte le persone. Se noi leggiamo l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E beh, questo articolo, che appunto è il cosiddetto principio di uguaglianza formale e poi rende sostanziale anche perché impone allo Stato di rimuovere tutti gli ostacoli che limitano e impediscono il compimento dei diritti civili, questo articolo in realtà si riferisce a tutte le persone, a tutti gli individui, a prescindere da quelli che è la loro cittadinanza. Infatti vi sono alcuni diritti che appunto devono essere considerati come inviolabili. Sono quelle posizioni giuridiche della persona che vengono considerate essenziali perché innate nella natura umana, che caratterizzano la forma dello Stato democratico. Esse riguardano la libertà e anche valori fondamentali che sono, si potrebbero anche considerare preesistenti all'ordinamento giuridico. Tali diritti sono riconosciuti all'uomo in quanto tale e non soltanto come cittadino. Quindi nel nostro paese le norme, la nostra Costituzione prevede la protezione dei diritti individuali, dei diritti inviolabili della persona, a prescindere anche dalla cittadinanza formale, cioè dal dato formale della cittadinanza, quindi dall'essere cittadino o straniero. Vi sono diritti come il diritto al nome, all'onore, alla libera manifestazione del proprio pensiero, ma anche diritti che riguardano, diciamo, il complesso, diciamo, delle formazioni sociali, cioè il fatto che un soggetto abbia il diritto di associarsi, di riunirsi, anche realizzare o unirsi a associazioni politiche, associazioni culturali, cioè i diritti inviolabili della Quindi Rubio, persona il grid vengono computing stabiliti che il sistema istituito attualmente è come decentralizzato e può avvengono fornire con indirizzi posti a briglia, un numero elevato di eterogenei. conosciuti. Scusate, io sento delle voci in sottofondo. Per favore, chiudete il microfono. I diritti inviolabili, oltre a essere riconosciuti e sanciti dalla Costituzione, sono tutelati anche dal punto di vista internazionale, perché sono, ad esempio, riconosciuti anche dalle Nazioni Unite con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che fu adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950, sono riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è in vigore dal 2000, cioè i diritti inviolabili della persona sono diritti di tutti e quindi come tali devono essere protetti. Qui per questi non, diciamo,
diciamo, non importa la cittadinanza formale, è sufficiente essere un individuo, essere una persona. E il nostro ordinamento effettivamente prevede una tutela effettiva di questi diritti. Tant'è vero che disciplina in modo articolato i diritti di libertà, ognuno di essi rappresenta una conquista dell'individuo nei confronti dello Stato. Essi garantiscono alla persona una sfera di azione libera dall'ingerenza stessa dello Stato. Ma pensiamo anche a diritti come, ad esempio, il diritto alla salute. Oggi il diritto alla salute costituisce, come dire, uno degli aspetti più controversi, uno dei temi, di più grande attualità. Il diritto alla salute è di tutti gli individui, a prescindere dal fatto che gli individui, la persona sia cittadino italiano o meno. C'è una norma nella nostra Costituzione che prevede, all'articolo 34, la scuola è aperta a tutti, quindi vi è un riconoscimento del diritto all'istruzione, a frequentare la scuola, che è, diciamo, esteso a tutte le persone, non soltanto a chi ha la cittadinanza italiana. Certo, i diritti, sono poi anche i cosiddetti diritti politici. Probabilmente la maggiore differenza che noi assistiamo, diciamo così, fra l'essere formalmente cittadino italiano e il non esserlo è il fatto che chi è cittadino italiano è nella pienezza dei cosiddetti diritti politici, cioè può esercitare il diritto di voto, può essere eletto in Parlamento. Questi sono elementi certamente che sono riservati dalla Costituzione a coloro che hanno la cittadinanza italiana, quindi non può lo straniero partecipare al voto per eleggere i deputati e i senatori, non può partecipare, essere eletto in Parlamento. Però anche su questo punto devo dire che c'è stata una grossa evoluzione nel nostro ordinamento, questo anche grazie all'Unione Europea, perché prevede che le norme comunitarie prevedono, e poi recepite dall'ordinamento italiano, prevedono effettivamente anche la possibilità per i cittadini stranieri che risiedono in Italia e che sono comunque però cittadini europei, quindi che sono cittadini di uno dei vari paesi dell'Unione Europea, ecco, gli danno la facoltà, la possibilità di poter esercitare il diritto di voto nell'ambito delle elezioni amministrative, cioè vale a dire possono eleggere i membri, i componenti dei consigli comunali, possono partecipare all'elezione del sindaco, potrebbero essere, se si candidano, essere eletti consiglieri comunali, cioè diciamo soprattutto negli enti locali noi assistiamo a una sempre maggiore apertura verso lo straniero. Questo lo vediamo anche in altri istituti, al di là del diritto di voto che riguarda soltanto gli stranieri comunitari, però lo vediamo anche in alcuni istituti, alcuni statuti comunali, ad esempio, hanno previsto figure come un consigliere aggiunto in consiglio comunale, uno straniero, quindi non comunitario, che possa partecipare e abbia anche la possibilità di intervenire nell'ambito delle sedute del Consiglio comunale oppure degli organismi come di partecipazione, come consigli degli immigrati e così via. Cioè, diciamo, c'è un'apertura anche dal punto di vista giuridico nei confronti dello straniero, che effettivamente negli ultimi anni si è certamente potenziata. Ma che cosa significa essere cittadino? Beh, il cittadino è chiaro, abbiamo detto prima, è titolare di diritti e di doveri, però è anche un soggetto fondamentale quindi per lo Stato. All'inizio vi ho detto non ci può essere uno Stato se non si tiene conto anche dei suoi cittadini e i cittadini hanno bisogni e necessitano anche dello Stato. Quindi i cittadini dovrebbero anche contribuire
a migliorarlo lo Stato. Cioè il ruolo attivo del cittadino è molto importante. Questo ruolo attivo non si traduce soltanto nei diritti politici, cioè nel fatto di poter esercitare il diritto di voto, nel poter divenire componente di un'assemblea politica, non è soltanto questo. Ma la partecipazione è anche qualche cosa di più, cioè la possibilità di essere soggetti attivi che in qualche maniera contribuiscono anche a uno sviluppo di quello che è il nostro ordinamento, ma soprattutto allo sviluppo della nostra società. Purtroppo questa particolare funzione sembra essersi pericolosamente smarrita ai nostri giorni. Oggi tutti noi, molti di noi, siamo presi soprattutto dalle nostre attività quotidiane, pensiamo soprattutto a difendere i nostri interessi individuali e perdendo così di vista il senso della collettività. Purtroppo, appunto, il senso della collettività è un qualcosa che si sta progressivamente perdendo. E è proprio per questo che essere cittadini è un difficile mestiere. Noi siamo sempre pronti ad alzare la voce, ad intervenire quando i problemi riguardano noi, riguardano il nostro privato, il nostro spazio vitale. E poi lasciamo fare ad altri e abdichiamo così ad un nostro sacrosanto diritto e dovere, perché in realtà, secondo le norme costituzionali, l'essere cittadino comporta diritti e doveri, e quindi anche noi dobbiamo intervenire, anche noi dobbiamo essere soggetti attivi. Infatti, di solito, come individui, noi di diritti si parla molto spesso, di doveri molto meno. Di diritti si parla con frequenza, direi, in tutti i contesti sociali, culturali ed economici. Però in realtà i doveri e gli obblighi che riguardano le persone, che sono in capo alle persone, sono spesso lasciati, come dire, un po' in secondo piano. Ecco perché secondo me è utile anche domandarsi quali sono i doveri del cittadino. Sui doveri in realtà se ne occupa anche la norma costituzionale, come dicevo prima. L'articolo 2 della Costituzione, oltre a richiamare i diritti appunto inviolabili della persona che vengono riconosciuti dalla Costituzione, prevede anche che il cittadino abbia dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E quali sono questi doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale? Beh, il principale è probabilmente rispettare la legge. C'è un articolo proprio della Costituzione che impone a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. E questo sembra un fatto scontato, sembra un elemento, come dire, che si dà per assodato, ma in realtà non è soltanto questo. In realtà rispettare la legge vuol dire anche fare in modo, comunque, attivarsi compiutamente affinché quando noi ci rendiamo conto che qualche fatto, qualche evento, in qualche misura comunque è nocivo per la comunità, noi ci dovremmo comunque attivare, al di là del fatto che si debba noi stessi rispettare la legge, ma ci dovremmo impegnare anche che i nostri vicini, i nostri coloro che sono intorno a noi operino in tal senso. Qual è l'altro dovere fondamentale? Beh, anche contribuire attivamente a quello che è a quello che è l'attività dello Stato, e quindi con le proprie risorse, cioè pagare le tasse.
Questo è un altro elemento molto importante. Anche su questo, come cittadini, siamo un po' cittadini a metà. Chi non paga le tasse, chi cerca di evadere, beh, non è un buon cittadino. Perché tutti noi, anche sulla base dell'articolo, proprio sulla base dell'articolo 53 della Costituzione, siamo tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Quindi, come dire, anche noi ci dobbiamo impegnare in tal senso. Poi qual è l'altro elemento? Un altro, il cosiddetto difendere la patria. Può sembrare una cosa retorica, non c'è neppure più l'obbligo del servizio militare come era in passato, però in realtà ogni cittadino ha il dovere di difendere la propria patria, dice l'articolo 52 della Costituzione. E questo come lo possiamo leggere? Beh, lo possiamo leggere e inquadrare anche su un piano più vasto. Certo, la difesa materiale, qualora ci fosse una guerra, un'aggressione, quella, diciamo così, è scontata. Però dobbiamo anche poter interpretare queste disposizioni anche con un senso più vasto, più ampio, cioè di concorrere comunque anche alla difesa della nostra società con le nostre azioni quotidiane. Pensiamo anche a quanto le questioni anche di interesse così collettivo, tante volte noi non ci rendiamo conto di come non difendiamo la nostra società quando magari come d'estate nelle spiagge buttiamo cartoni di pizza sulla sabbia, oppure gettiamo a caso le lattine, oppure appunto, oppure non mettiamo la mascherina, come ci viene richiesto da più parti, per difendere la nostra società, per poterla garantire, per fare in modo che in qualche maniera comunque questa società comunque si conservi, si riesca comunque a mantenersi viva. E soprattutto nei momenti di grande difficoltà, nei momenti di crisi, che l'essere cittadino, essere soggetto partecipe, essere soggetto attivo, essere un soggetto che comunque è consapevole di quelli che sono i propri doveri, è importante. È importante proprio perché la società ce lo richiede, e ce lo richiedono, guardate, non tanto come cittadino a questo punto, cittadino italiano, quindi giuridicamente, quindi dal punto di vista soltanto formale, ma come soggetto del mondo, come individuo che è presente in una comunità allargata, che è la comunità degli uomini. Essere cittadini, quindi, è anche essere uomini, essere persone, e quindi avere solidarietà verso gli altri, riuscire in qualche misura a salvaguardare non soltanto i nostri interessi, ma gli interessi di tutti, gli interessi della comunità. Bene, vi ringrazio. Ecco, io non so se c'è Maddalena. Siamo andati un po' lunghi, ma insomma, tanto ci conosci, sia il sottoscritto che Stefano. Abbondiamo sempre, abbondiamo. Bene, ci sono domande? Sì. Bene, bene, chi può fare domande? Rossi. Buongiorno. Ci fa molto piacere. Allora andiamo per ordine. Potremmo fare, se vi scrivete sulla chat, se voi indicate sulla chat chi vuol fare una domanda, noi l'ordine sì, sotto
Ma non siamo meno a tendine. C'è qualcuno? Sì, c'è una chat a tendina. Potete inserirvi, richiede. Posso fare una domanda? Per fare una domanda, è completissimo. Esatto. Il primo. Sì. Sì. Dai, Tiberio,